pavimento non è del tutto stabile, però poi mi meraviglia, non c'è pericolo. Prego, prego. Grazie pure. Allora, questo è il Salone dei Galliani, come dicevo, è sicuramente uno dei più importanti e significativi all'interno dell'intera villa. Per quale motivo? Questo era il Salone dei Ricevimenti, il salone più importante della villa, e qui venivano accolti i nobili in visita. Non è una sala da ballo, come molti credono. Qualche volta venivano organizzati qui dei banchetti. Allora, sicuramente il messaggio che volevano dare gli arconati in questa sala è particolarmente significativo, è il primo messaggio che vogliono donare ai loro visitatori. Per comprenderlo dobbiamo capire cosa c'è raffigurato in questa sala. È il mito del fetonte. Quindi la storia di questo mito possiamo leggerla come un libro partendo dalla mia destra alla mia sinistra. Quindi cominciamo da qui. Allora, Fetonte in età matura scopre di essere il figlio del dio del sole Apollo. Allora chiede al padre, in quanto semidio, di poter guidare il carro del sole. Si credeva infatti che il sole non fosse altro che il carro del dio Apollo. Allora Apollo decide di accontentare il proprio figlio, che comunque era un semidio, gli cede la guida del carro del sole. Quindi su questo carro, tragato dai cavalli bianchi, troviamo proprio Fetonte. Qui in basso si trova un angioletto alato e le due sorelle di Fetonte, a lui molto legate, che lo accompagnano nel suo viaggio. Sotto la ruota del carro è raffigurato Crono, dio del tempo, con la falce, che è proprio un simbolo del tempo. Si credeva infatti, ed è così purtroppo, che il tempo fosse fuggente, per cui appunto la falce rappresenta il tempo, tutto taglia, tutto rovina. Allora Fetonte prende le redini del carro del sole e comincia il suo viaggio. Parte e arriva però troppo in alto, si avvicina troppo alle costellazioni. Le costellazioni, secondo la mitologia del tempo, erano delle bestie terrificanti. Fetonte non è abituato e non è un dio di effetti, è un semidio, per cui rimane terrorizzato e cerca di allontanarsi col carro e vuole tornare a terra. Si avvicina troppo però e col sole, il carro rappresenta il sole, rischia di bruciare e di uccidere gli esseri umani. Per cui Zeus, a questo punto, ci spostiamo nella seconda parte, che è qui raffigurato come folgore il suo simbolo umano, fulmina Fetonte, che qui infatti cade dal carro e muore. Le due sorelle raffigurate sotto, devastate per la morte del fratello, soffrono talmente tanto che si dice, anche se qui non è raffigurato, che furono trasformate in due salici piangenti, la appunto il mito del salice piangente, che sono proprio le due sorelle che piangono per la morte del fratello. Allora, qual è il messaggio nascosto di questa sala? Sicuramente c'è un forte richiamo alla superbia. Nell'ottica del tempo, le famiglie nobili non volevano assolutamente macchiarsi o essere associate al peccato della superbia. Per cui gli arconati in questo modo cosa ci dicono? Ci dicono che loro prendono le distanze dalla superbia e non è che rappresentano tutto questo spazio, non mostrano tutto questo spazio per superbia, lo mostrano semplicemente perché possono permetterselo. Infatti gli arconati sono realmente una famiglia ricca, potente e assolutamente molto influente. Quindi appunto questo doppio messaggio, cioè prendiamo le distanze dalla superbia, ma al contempo siamo perfettamente consapevoli del nostro ruolo all'interno della società. È forte il richiamo ad Apollo, dio del sole, che abbiamo visto anche nello stallone di ingresso. Per quanto riguarda i materiali, potete vedere allora che la sala, che non è mai stata toccata, si è conservata perfettamente. Questo per la combinazione di tre motivi soprattutto. Prima di tutto gli artisti che l'hanno creata, che sono i fratelli Galliani, che hanno appunto portato la firma, che possiamo vedere scritta qui, Galliani. I Galliani erano due fratelli, non pittori, erano due scenografi, particolarmente celebri al tempo, infatti lavoravano sia al Teatro Ducale di Milano, che oggi è conosciuto come La Scala, sia al Teatro Regio di Torino, dunque molto conosciuti e molto in gamba. Quindi il primo fattore è proprio la loro abilità. Secondo fattore, la qualità dei materiali utilizzati, che sono particolarmente pregiati, guardate che belli blu, con l'utilità di lapislazzi, molto pregiati. Terzo fattore, che un po' vale comunque in villa, è la fortuna. Cioè questo lato della villa non è mai particolarmente esposto al sole. La temperatura qui si mantiene più o meno costante, visto lo spessore delle pareti, dunque il salone si è mantenuto perfettamente conservato.
e dilata tantissimo questo spazio, che non è enorme, però in questo modo risulta dilatato. C'è proprio appunto lo spaccato più spesso. Scusate, quelli che erano... No, no,